Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 19 de noviembre del 2019, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos el video número 500 y conmemoramos el cuarto aniversario del programa Cosmonautas Filosóficos. Grabamos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado que está muy en boga en Europa, al filósofo el doctor Diego Fusaro. Vamos a pasar a leer su currículum. Licenciado en Historia de la Filosofía por la Universidad de Turín. Doctor en Filosofía de la Historia por la Universidad Vita Salute de San Raffaello de Milán. Es profesor de Historia de Filosofía en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y Políticos de Milán. Fundó la revista Interés Nacional y aquí mencionaremos algunos libros que han sido traducidos al español. Marx, Epicuro y el origen del materialismo filosófico, Europa y capitalismo. Marx, de nuevo el espectro vuelve, Farmacia de Epicuro, filosofía y capitalismo. Son algunos libros de los que se han traducido al español. No, pero bienvenido al programa. Es un gran acontecimiento para cosmonautas filosóficos. Gracias, è un piacere, un onore anche per me poter parlare con gli amici del Messico, che saluto caramente dall'Italia. Ok, la primera domanda es: ¿cómo gli eventi del 1968 redimono la borghesia? Sì, nella lettura che io ho dato del 1968 dobbiamo intendere quell'evento, anzi quella serie di eventi, come un momento non di emancipazione dal capitalismo, ma di emancipazione del capitalismo. Cioè assistiamo nel 68 a un processo di rinnovamento e di modernizzazione del capitalismo stesso, come aveva capito molto bene in Italia Pierpaolo Pasolini. Sostanzialmente il 68 apre la strada a un capitalismo che non è più quello borghese. Quindi il 68 è essenzialmente una lotta contro la borghesia, ma non contro il capitalismo, anzi è una lotta contro la borghesia che apre la strada non alla società marxista senza classi, ma a una società ultracapitalista senza la borghesia, senza la figura dell'autorità familiare, dello Stato, della religione, a un capitalismo di consumatori dove tutto può essere consumato, tutto è disponibile senza autorità a patto che possa essere acquistato economicamente. Quindi il 68 è un anno di passaggio a un nuovo tipo di capitalismo che deve uccidere la borghesia. Il 68 è l'anno in cui viene uccisa la borghesia e si impone un capitalismo senza la borghesia. E questo emerge molto bene negli scritti in Italia di Pierpaolo Pasolini e in Francia di Kluskar, che parlava di capitalismo della seduzione. Dopo il 68 entra in scena un capitalismo della seduzione, pubblicitario, consumistico, che non è più quello poliziesco della gendarmerie, è il capitalismo di tipo permissivo e per consumatori che deve uccidere la borghesia. La seconda domanda: come la caduta del muro di Berlino nel 1989 struttura l'economia? Sì, la caduta del muro di Berlino, che qui in Europa viene celebrata proprio quest'anno, nel 2019. Nel 1989, quando io avevo 6 anni in verità, fu dal mio punto di vista l'anno più tragico dell'intera seconda metà del Novecento, perché col muro di Berlino non vinse la libertà, come si diceva, ma vinse l'economia di mercato, il capitalismo assoluto, il neoliberismo totale, e a essere sconfitti furono le classi lavoratrici. Infatti, dal 1989 ad oggi assistiamo al trionfo assoluto del capitalismo che sta massacrando le classi lavoratrici, c'è una ristrutturazione del capitalismo su scala globale e anche su scala geopolitica. Il 1989 segna il trionfo degli Stati Uniti d'America sull'Unione Sovietica e quindi l'americanizzazione del mondo che ancora oggi stiamo subendo e che
fino al 1989 era congelata dalla guerra fredda. L'Unione Sovietica frenava l'avanzata del capitalismo che dopo il 1989 ha ripreso a trionfare con guida americana statunitense. Quindi il 1989 può essere festeggiato solo dalla classe dominante, non certo dalle classi lavoratrici di tutto il mondo, che anzi devono mettere l'abito di lutto, come si dice nel 1989 e oggi quando viene celebrato l'anniversario della caduta del muro di Berlino. Dopo il 1989 vince il capitalismo assoluto, come dicevo, con centralità assoluta del mercato, centralità assoluta degli Stati Uniti d'America, perdita dei diritti e delle conquiste delle classi lavoratrici e così via. La terza domanda, cos'è la monarchia universale? Sì, la monarchia universale è una formula che io utilizzo nei miei libri riprendendola da Kant, perché Kant nella Pace Perpetua sosteneva che la pluralità di stati nazionali, anche in conflitto tra loro, fosse meglio di una distruzione degli stati nazionali e del trionfo di una monarchia universale, come la chiamava Kant, in tedesco Universal Monarchie. Credo che dopo il 1989 la profezia di Kant si stia realizzando. Assistiamo allo sparire degli stati sovrani nazionali e al trionfo di una monarchia universale, che sono gli Stati Uniti d'America, la civiltà del McDonald, che stanno distruggendo di fatto la pluralità degli stati nazionali per imporre la mondializzazione atlantista, statunitense. E quindi la profezia di Kant è verissima da questo punto di vista. La monarchia universale oggi, o anche monarchia del dollaro se preferite, è quella degli Stati Uniti d'America, che stanno imponendo il loro dominio su scala planetaria e che bombardano tutti i popoli che resistono e che non sono disposti ad accettare quel dominio. A partire del cambio del patron dollaro, del patron oro al patron dollar, è quando si viene la estructuración de la economía a nivel mundial. Sí, è proprio così. L'economia mondiale è di fatto un'economia guidata dagli Stati Uniti d'America e che non accetta concorrenti. Ecco perché gli Stati Uniti d'America oggi odiano la Cina, la Russia e tutti gli stati non allineati. L'Europa in questo scenario è invece una colonia degli Stati Uniti d'America. Anche l'Italia da cui vi parlo è una colonia degli Stati Uniti d'America con centinaia di basi militari americane che subiscono, che di fatto che impongono il dominio statunitense. La quarta domanda è come strutture un progresso nazionale contro il neoliberalismo della Unione Europea? Sì, io nel mio libro Europa e capitalismo ho sostenuto l'esigenza di abbandonare l'Unione Europea, di distruggere l'Unione Europea, che è di fatto un progetto neoliberista. L'Unione Europea è il primato di una banca, la Banca Centrale Europea, contro le classi lavoratrici europee. È il trionfo del capitalismo dopo il 1989. Infatti l'Unione Europea si fonda di fatto nel 1992, quando il muro di Berlino era caduto essenzialmente da poco tempo. Io credo che contro il modello cosmopolita e globalista dell'Unione Europea ci voglia un modello internazionalista di stati sovrani nazionali solidali e rispettosi delle loro autonomie e differenze. Per questo io propongo l'esigenza di uscire dall'Unione Europea e dalla moneta unica e di ricostruire un'Europa di stati plurali, nazionali, solidali fra loro. Claro, con questa questione dell'entrata dell'euro come moneta in comune in tutta Europa ha subyugato e resquebrajato la sovranità economica nazionale di cada paese. Sì, esattamente. Ogni paese, noi in Italia avevamo la lira, in Germania avevano il marco, in Grecia avevano le dracme, hanno distrutto le monete nazionali e le banche centrali nazionali per creare una banca centrale europea che non è più di uno Stato nazionale e non è più pubblica, ma è privata. Cioè l'euro non è una moneta come le altre, l'euro è la prima moneta
in Europa, privata e transnazionale. Gli stati come l'Italia o la Spagna, per usare l'euro, devono chiederlo in prestito alla banca centrale e quindi si indebitano. È la banca a dettar legge agli stati indebitati. Si rovescia il rapporto fra politica ed economia perché ora nell'Unione Europea la banca centrale sta sopra gli stati nazionali e impone ad essi le riforme liberiste e privatizzatrici. Claro, en Frankfurt, en Alemania, Angela Merkel es la que tiene el control económico europeo, con las sí. reformas que se aplican en cada estado nacional. Sí, infatti la Germania è, l'Unione Europea è a guida tedesca, uh-huh. è germanocentrica l'Unione Europea, uh-huh. è ciò che la Merkel desidera essenzialmente. Per questo l'Inghilterra vuole uscire e non è mai del tutto entrata nell'Unione Europea, perché la Thatcher, che pure era liberista, aveva capito che l'Unione Europea sarebbe stata sì liberista, ma a guida tedesca e non inglese. Per cui quello che i tedeschi non sono riusciti a fare con il nazismo, cioè a occupare l'Europa tutta, stanno riuscendo a farlo oggi con l'Unione Europea tramite le leve del debito e della finanza. Claro, por eso vemos este tipo de cuestión de movimientos nacionalistas a partir del retiro de la Unión Europea de Boris Johnson por parte sí. de Inglaterra. Sí, es un movimiento liberista en realidad, porque Johnson uh-huh. es un conservatore liberista que pero vuole uscire dall'Unione Europea perché ha capito che l'Unione Europea non porta vantaggi all'Inghilterra, ma solo alla Germania essenzialmente. Uh-huh. Quindi l'uscita, già la Thatcher era contro l'euro e l'Unione Europea. L'Inghilterra è un paese a trazione liberista che non vuole l'Unione Europea, ma non per ragioni socialiste, come invece sono quelle per cui non la vogliamo noi, ma per ragioni di altro tipo, di ordine liberista essenzialmente. La siguiente pregunta, perché la sinistra postmoderna gli interessi del capitale? Sì, questa è una domanda interessante. Io parlo a tal riguardo di sinistre postmoderne, postmarxiste, mm-hmm. nemiche di Marx, di Gramsci e di Lenin, che hanno assunto il punto di vista del capitale. Cioè oggi ciò che la classe dominante liberista vuole, la sinistra cosmopolita, fucsia e arcobaleno giustifica sul piano teorico. La destra liberista e finanziaria vuole abbattere gli stati nazionali per creare il mondo unificato del mercato capitalistico. La sinistra cosmopolita fucsia, anziché rivendicare la sovranità nazionale come luogo delle lotte sociali e dei diritti, dice che lo stato nazionale è fascista o nazista e deve essere abbattuto. Uh-huh. Ancora, la destra liberista vuole l'immigrazione di massa per avere dall'Africa individui da far lavorare a costo basso e con i quali abbassare la forza lavoro di tutti. La sinistra cosmopolita, anziché denunciare questo, vuole più immigrazione e dice che chi si oppone a questi processi è razzista e xenofobo. Cioè essenzialmente tutto ciò che la destra vuole, la sinistra cosmopolita giustifica. Le sinistre oggi non sono la soluzione, ma sono il problema. Ecco perché, come sostenevo anche nel mio libro su Gramsci, in quello su Marx, bisogna ripartire da Gramsci e da Marx e quindi andare contro le odierne sinistre. La izquierda fundamentalista o postmoderna, in questa questione ha dejado de tener una dialéctica de marxismo-leninismo por una cuestión de cambiar su lenguaje hacia los oprimidos. Sì, il marxismo leninista, ad esempio, era contro l'imperialismo. Le sinistre postmoderne e fucsia sono a favore dell'imperialismo, dei diritti umani statunitense. E da questo punto di vista sono ancora una volta allineate con la mondializzazione capitalistica. Bisogna distinguere attentamente, secondo me, il marxismo rosso di Marx, di Lenin e di Gramsci, che è buono e giusto, dal cosmopolitismo fucsia e arcobaleno delle sinistre, che è il principale nemico contro cui bisogna combattere oggi, perché è il terreno ideale per il capitalismo globale.
Ecco perché la lotta di Lenin contro l'imperialismo è importante, come la lotta di classe di Marx e di Gramsci è importante, e le sinistre hanno abbandonato tutto questo per assumere il punto di vista del padrone globalista. ¿Cuál es la situación política actualmente en Italia con el gobierno de Five Ligas Star de Salvini? Il governo di 5 Stelle Salvini è caduto in Italia ad agosto. Adesso non c'è più Salvini al governo, c'è un governo che non è più giallo-verde, come era quello dei 5 Stelle di Salvini, ma è diventato giallo-fucsia, perché ci sono i 5 Stelle insieme alle sinistre fucsie cosmopolite, ed è un governo che sta facendo tutto ciò che vuole la classe dominante finanziaria, quindi stanno tassando i lavoratori, stanno tutelando gli interessi delle multinazionali, stanno facendo tutto ciò che la destra liberista vuole, che la sinistra cosmopolita a sua volta giustifica. Il governo giallo-verde di Salvini e del 5 Stelle, che pure aveva dei suoi limiti, era sicuramente preferibile rispetto a questo, perché era meno allineato rispetto ai voleri della finanza cosmopolitica. ¿Cuál es su opinión acerca de los pactos comerciales que tienen con China? Ma io penso che l'Italia e l'Europa dovrebbero guardare alla Cina e alla Russia in direzione eurasiatista, come si dice qui da noi, e abbandonare il più possibile Washington e gli Stati Uniti. Penso che il nemico principale sul piano geopolitico siano gli Stati Uniti d'America, e che invece la Cina e la Russia siano, potremmo dire, stati interessanti a cui guardare, non per sottomettersi alla Russia o alla Cina, ma per cercare un dialogo che ci liberi dalla colonizzazione statunitense. Ecco perché il governo di Salvini e dei 5 Stelle aveva provato a guardare alla Russia e alla Cina. Il governo odierno, che è giallo e fucsia, invece guarda solo agli Stati Uniti d'America e non ha alcun interesse a guardare realmente alla Cina e alla Russia. Claro, en este proyecto que está estableciendo o estructurando Xi Jinping en Europa en cuestión del BRI, la ruta de la seda, sí. se está estructurando este proyecto frente a la Unión, frente al proyecto neoliberal de la Unión Europea, junto con Serbia, Hungría, Austria e Italia. Sì, è proprio così. L'Unione Europea oggi è totalmente a guida liberista, per questo è molto difficile provare a invertire la rotta in un mondo in cui essenzialmente il liberismo domina incontrastato. Abbiamo le sinistre liberiste cosmopolite, abbiamo le destre liberiste e nazionaliste, ma manca una prospettiva autenticamente socialista oggi in Europa. Spero che in Messico la situazione sia migliore. Oggi manca una posizione socialista, e oggi per essere socialisti bisogna rivendicare la patria e lo Stato come luogo di sovranità democratica del popolo, come si dice a Cuba, patria o muerte. Oggi invece le sinistre odiano la patria, sono diventate cosmopolite, quindi sono serve del capitale. Hoy la izquierda fundamentalista o posmoderna trata de resquebrajar esa cuestión de nación política, un proyecto de nación política, ya no lo vemos. ¿Qué piensa usted acerca de esta diatriba que se da entre izquierda y derecha? Esta confusión. Yo pienso que destra y sinistra avessero un grande valore nella modernità. Solitamente si fa partire dalla rivoluzione francese la dicotomia, la diade destra e sinistra. Credo però che abbia esaurito la sua forza propulsiva ed ermeneutica, la dicotomia tra destra e sinistra, nella misura in cui oggi destra e sinistra hanno la stessa visione del mondo, con mercato capitalistico e Stati Uniti d'America, che non vengono messi in discussione. Oggi bisogna abbandonare al loro destino la destra e la sinistra e creare un nuovo fronte politico, una nuova geografia spaziale della politica, che veda contrapposto il basso contro l'alto, i popoli contro le élite capitalistiche. Questo è il punto fondamentale per riorganizzare
la filosofia politica nell'odierno scenario. Qual è la idea filosofica di Vox Italia? Vox Italia ha un'idea filosofica essenzialmente, la definirei così, che si ispira filosoficamente a Hegel e a Marx. Da Hegel riprendiamo l'elemento borghese dell'eticità, la Sittlichkeit in termini hegeliani, l'idea della famiglia, della dimensione pubblica, dello Stato sovrano nazionale. E da Marx riprendiamo l'elemento proletario invece della lotta contro il capitalismo in nome di una società emancipata. Ma oggi per lottare contro il capitalismo, cioè per avere Marx, è necessario avere lo Stato nazionale, valorizzare la famiglia, la dimensione del pubblico, scuola, sindacati, ospedali, cioè bisogna avere anche Hegel. Oggi per essere marxisti bisogna essere totalmente hegeliani, questo è il punto fondamentale. Vox, da questo punto di vista, non è né di destra né di sinistra, o se preferite ha idee di sinistra e valori di destra, e cerca di ispirarsi a Hegel e a Marx da questo punto di vista. Qual è la proposta politica di Vox Italia? Qual è il suo progetto di nazione politica di Vox Italia? Il progetto politico di Vox Italia è quello di uscire dall'Unione Europea e dall'Euro, di uscire come Italia dalla NATO, di tornare a essere sovrani nella politica, nell'economia, nella moneta, nella geopolitica, di cacciare tutte le basi statunitensi dall'Italia e di creare un socialismo democratico nazionale basato sul primato delle classi lavoratrici e dei ceti medi contro i parassiti della finanza globale, che ponga invece al centro il lavoro e le classi che lavorano, in una chiave squisitamente democratica e socialista. Qual è la differenza di Vox Italia al de Vox España, che attualmente sta in elezioni in quei lari? Beh, Vox Spagna è un partito liberista, di matrice franchista. Noi, da questo punto di vista, siamo nemici di Vox Spagna, perché noi siamo socialisti e non liberisti. Noi vogliamo uno Stato che governi il mercato e non uno Stato che governi per il mercato. Questa è la differenza fondamentale. Quindi siamo totalmente diversi da Vox Spagna, che anzi è un nostro ideale nemico, perché noi siamo socialisti e non liberisti. ¿Cuáles son los principales personajes de Vox Italia? Beh, i principali personaggi di Vox Italia sono Francesco Toscano, che ha fondato il partito, e Giuseppe Sottile, che insieme a lui ha fondato il partito. Poi abbiamo nella nostra squadra una serie di intellettuali liberi, come Marco Mori, come Francesco Amodeo, come Cosimo Massaro. Tante persone con profili culturali diversi, c'è chi è avvocato, chi è invece studioso delle scienze politiche, ma che in comune, anche con diverse vedute, ma che in comune hanno a cuore la sovranità nazionale declinata in chiave democratica e socialista. Claro, la cuestión del, por ejemplo, vemos que en Francia hay un cierto movimiento nacionalista apoyado por Marine Le Pen en la candidatura. Però è quello della Le Pen, è un movimento non socialista come il nostro. Ok, hay una gran diferencia, además de los otros movimientos nacionalistas que se dan en Hungría con Víctor Orbán o Sebastián Kurz en Austria. Hay esta cuestión de apoyados ideológicamente por Steve Bannon. Sí. Ma guarda, allora, nell'essenziale direi che il sovranismo e la nazione possono essere declinati in maniere diverse. Ci può essere un sovranismo socialista alla Keynes, o ci può essere un sovranismo liberista alla Thatcher, alla Orban o addirittura alla Pinochet. Vox Italia non ha nulla a che fare con questi sovranismi liberisti, che anzi combatte, ed è invece per un sovranismo socialista e democratico più alla Keynes,
che abbia come riferimento le socialdemocrazie. Preferiamo Allende a Pinochet, preferiamo Fidel Castro a Orban. Questo è un po' la nostra prospettiva. La stessa Le Pen in Francia è un modello che non è vicino al nostro perché non è socialista. Steve Bannon è essenzialmente un sovranista liberista che guarda con simpatia Israele. Dal nostro punto di vista Israele è un nemico perché è uno stato imperialista che come gli Stati Uniti d'America mira a imporre la propria egemonia al mondo intero, e quindi per noi non è un modello Israele, preferiamo i palestinesi a Israele sicuramente. ¿Cuál es la posición política actualmente del Partido Comunista Italiano que tuvo preponderancia en los 70s? Sí, en Italia abbiamo più partiti di sinistra, tutti cosmopoliti, fucsia e nemici dell'idea di nazione. L'unico che si salva è il Partito Comunista Italiano di Marco Rizzo, che è un partito comunista rosso e non fucsia, con la falce e martello e non con l'arcobaleno, che difende la sovranità nazionale e l'uscita dall'Unione Europea, e che per questo le sinistre fucsia dicono che è fascista in verità. Questo è il paradosso della situazione italiana. Chiunque non accetti il cosmopolitismo liberista è identificato come fascista, anche se è un partito comunista. Claro, con esta cuestión complicada que tuvieron en los años de administración de Silvio Berlusconi. Sí, Silvio Berlusconi non era affatto un fascista, era un liberista che tutelava il suo interesse di imprenditore, era il modello, potremmo dire, dell'imprenditore che va al potere e fa il suo interesse personale. E quindi non era affatto un fascista, come dicevano le sinistre, era semplicemente un capitalista, né più né meno, che condivideva la mentalità delle sinistre ormai diventate capitaliste e fucsia. Quindi direi che questa è l'analisi che farei di Silvio Berlusconi in Italia. Usted tiene bastante razón en esta cuestión de que la izquierda posmoderna fundamentalista a todo le quiere mencionar fascista, y vemos que el fascismo ya acabó, o el nacionalsocialismo quedó muerto en el 9 de mayo de 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Loro usano continuamente l'antifascismo in assenza di fascismo per non dover essere anticapitalisti in presenza di capitalismo. Combattono il nemico che non c'è più, il fascismo, per non dover combattere il nemico che c'è, cioè il capitalismo, del quale sono alleate evidentemente. Questo è il segreto delle sinistre fucsia. E quindi mantengono quello che Pasolini chiamava l'antifascismo archeologico, che combatte un rudere pietoso che non c'è più, come lo chiamava Pasolini, il fascismo, e che in realtà non combattono il nemico odierno, che è il potere della società consumista, finanziaria e capitalistica. ¿Cuál es su opinión acerca de esta dialéctica de estados entre Rusia, China y Estados Unidos? Penso che stia tornando ad affiorare un multipolarismo, cioè un mondo dove non ci sono più solo, come era negli anni 90, gli Stati Uniti d'America, ma si affacciano sullo scenario globale nuovi soggetti importanti con un loro peso specifico degno di nota, come la Russia, la Cina, l'Iran. Anche l'Iran è interessante da questo punto di vista. Io sul piano geopolitico, non parlo delle loro politiche interne, ma sul piano geopolitico appoggio pienamente tutti gli stati non allineati e resistenti alla monarchia del dollaro, per cui guardo con speranza alla Cina, alla Russia e all'Iran. Spero che abbiano la forza di porre di nuovo in essere un modello plurale come era prima del 1989, quando erano due i blocchi in conflitto fra loro e ne scaturiva la situazione di equilibrio tra le forze, prima che vincesse il capitalismo delirante di tipo statunitense. Claro, con esta cuestión que había en 1939 hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial al mando de Stalin frente a ese imperialismo que quería después resquebrajar a la Unión Soviética y el inicio de la Guerra Fría. Sí, exacto. Yo digo siempre que
peggio del mondo diviso nei due blocchi, sovietico e capitalistico, poteva esserci solo quello che è venuto dopo, cioè il mondo con un unico blocco capitalistico a guida americana, cioè il nostro mondo presente. Claro, con esta cuestión del eurasianismo por parte de Alexander Dugin en Rusia, que sí. Io ho fatto varie conferenze con Dugin qui in Italia, è un filosofo molto interessante che ha scritto la quarta teoria politica, dove prova a pensare al di là dei modelli politici classici, elaborare una nuova filosofia politica che guarda anche al di là della geopolitica così com'è oggi. Quindi è un filosofo molto interessante con cui varrebbe la pena discutere. Tra l'altro parla molto bene anche l'italiano e lo spagnolo. Claro, quando si habla di recuperare la questione de tradizionale frente al liberalismo del capital. Sì, certo che sì, Dugin è sicuramente un filosofo tradizionalista e che in quanto tale si oppone al capitalismo statunitense, e lo fa rivalorizzando molti elementi della cultura tradizionale ortodossa russa, riprendendo molti elementi della filosofia italiana anche, e senza dimenticare anche la tradizione socialista russa. Me gustaría, para finalizar la entrevista, ¿cuál es su conclusión acerca del tema de Europa y capitalismo? Ma sì, la mia conclusione è che oggi l'Europa è giunta alla negazione di se stessa. In un mio recente libro uscito a settembre ho titolato il libro Il nichilismo dell'Unione Europea. L'Unione Europea oggi rappresenta la vittoria del nichilismo, come lo paventava, come lo temeva Nietzsche, perché è essenzialmente il mondo in cui si sono trasvalutati tutti i valori, in cui resta soltanto il valore del mercato e non ci sono più le radici della cultura classica di Platone e Aristotele, non ci sono più le radici della cultura cristiana di Agostino, di Bonaventura e di Tommaso d'Aquino, non ci sono più i valori della cultura rinascimentale di Pico della Mirandola, Ficino e della grande civiltà rinascimentale prima e poi della rivoluzione scientifica dopo. È essenzialmente la fine di tutte le culture e il precipitare nell'abisso dell'Europa, dove peraltro quello che sta avvenendo in Grecia, che è un paese che sta subendo un vero e proprio genocidio finanziario dovuto all'Unione Europea, ecco, l'Europa che distrugge la Grecia è l'emblema, il simbolo di questo nichilismo dilagante. Io credo che o l'Europa ritroverà le proprie radici culturali, quello che Husserl chiamava il telos dell'umanità europea, cioè fondarsi sul concetto filosofico, o l'Europa sparirà per sempre nei gorghi del nichilismo dell'Unione Europea. Quiero agradecer que haya aceptado la entrevista para el programa Cosmonautas Filosóficos en este cuarto aniversario y video 500. Estamos conmemorando este cuarto aniversario con usted, con un gran filósofo italiano, el doctor Diego Fusaro. Grazie, un caro saluto a tutti gli amici del Messico. Grazie.